Buongiorno, video velocissimo, più veloce di quello che è stato postato in rete dal signor Gian G. Franz questa mattina o ieri sera. Trattasi di video che oggi sulla rete dura 1 minuto e 29 secondi, preso in più parti e tagliato e cucito. Il vero video durava 8 minuti, io parlavo di felicità e della mia felicità per la felicità altrui. Avevo appena pulito quell'arma, che era regolarmente detenuta, ovviamente scarica, come la legge prevede. Questa è la macchina del fango che si muove, me lo aspettavo. È un video vecchissimo, non più reperibile in rete. Oltretutto ieri sera la signora Ilaria Baraldi aveva postato una fotografia, un fotogramma di questo video sul suo profilo Facebook. Io le ho scritto un messaggio chiedendole di toglierlo perché, essendo stato eliminato dalla rete, non c'era più il mio consenso a farlo vedere. Non è mai stato su Facebook neanche un secondo, era su una pagina YouTube con quattro utenti, sette visualizzazioni, tra le quali una mia perché l'ho voluto rivedere. Quindi fate quello che volete, pensate quello che volete di me. Addirittura un signore oggi dice che mia madre doveva abortire. Se mia madre avesse abortito non avrei quattro figli, non ci sarei io, non avrei messo in piedi la mia azienda e non avrei preso le 100 preferenze che forse vi danno noia. Voi riuscite a muovere la macchina del fango contro le persone, ma contro le idee politiche non avete nulla. Quindi mi raccomando, se dovete attaccare, attaccatemi sul punto di vista politico, sugli argomenti politici, non sul personale, perché questo è solo una pubblicità che mi fate. E io non ne ho bisogno di pubblicità. Io mi sono candidato al consiglio, ho preso 100 preferenze, se vinciamo andrò su, se non vinciamo non andrò su, non lo so. Questo è l'unica cosa che volevo dirvi. Finisco il video e vado dai carabinieri a querelare chi ha diffuso la mia immagine senza la mia autorizzazione.